D'accordo sul fatto che qualunque nome, qualunque denominazione noi gli avessimo dato doveva comunque essere indicativa del fatto che cittadina, che la città e che la comunità intendevano in questa manifestazione aprirsi all'esterno, aprirsi sia nel senso di sia per accogliere gli eventuali ospiti, per accogliere chi vuole trovare un attimo di pace, di quiete, staccare un po' dalla vita frenetica di ogni Di ogni giorno giorno, sì, certo. per riacquistare un po' la dimensione un po' più dilatata del tempo e accogliere quegli artisti e quegli artigiani locali che infondono della loro esperienza, del loro modo di vivere, di vedere la vita, infondono le loro opere, che siano su tela, che siano su pietra, che siano su legno, oppure che siano di artigianato vero e proprio e quindi magari fatte riutilizzando alcuni materiali di Materiali, discarto. sì, come magari si faceva una volta, Sì, perché esatto. è bene che si ritorni un pochino, lo stiamo vedendo sia per ciò che concerne il modo di vivere, insomma, che anche il discorso del cibo, la riscoperta di cose e di Di antichi sapori. sapori che sono stati dimenticati in virtù di cosa non lo sappiamo nemmeno, perché bisognava fare, non so, esaltare chissà cosa altre cose nuove. Invece, insomma, riscendere un pochino nella realtà, ecco, quello che era il modo di vivere magari di qualche anno fa, che forse è bene far ritornare un pochino in auge, Riassaporare, no? bene Ecco, riassaporare. se non altro per ridarci una dimensione più umana, come può quello che vi proponete voi a Se, Castorano, il se, giusto? certo, il secondo significato di questa apertura è apertura per accogliere e per essere accolti. E per essere accolti da questi ospiti cerchiamo di mettere in mostra quello che abbiamo di meglio, e quindi il patrimonio delle tradizioni, dei saperi e del saper fare, il saper fare delle merlettaie, che ci sarà la possibilità di vedere i lavori che queste merlettaie fanno, questi pizzi a tombolo, e ci sarà anche la possibilità per chi vorrà di fermarsi un attimo e apprendere dalle stesse merlettaie i Magari, primi ecco, rudimenti. imparare qualcosa. E la seconda, e poi ci sarà la possibilità di assaggiare i vini dei produttori vitivinicoli della zona. E l'altro aspetto che vogliamo mettere in evidenza, verrà fatto nella giornata di sabato interamente dedicata a una rievocazione storica, è quello di riproporre sia ai cittadini, cioè sia ai castoranesi, sia agli ospiti, il funzionamento di quelle che erano le istituzioni del tardo Medioevo, nate con l'autonomia conquistata da Castorano alla fine dell'epoca medievale, che è testimoniata dagli statuti conservati nel comune, una pergamena conservata nel comune, che è Statuti, Ordini e Reformanze della comunità di Castorano, e che portano sì la data del 1612, ma che in effetti sono molto probabilmente, anche se riformati, risalgono a antecedenti di Antecedenti, sì. almeno un secolo. E Sì. nell'ambito di questa rievocazione, dove ci sarà prima l'offerta dei ceri, poi ci sarà l'elezione, si sceneggerà, diciamo così, l'elezione di massari, al termine ci sarà la cena con le magistrature del castello. È una cena che si basa su, che è fatta a base di pietanze Realmente che sì, sono risalenti risalenti all'epoca. a un testo del 400 scritto, cioè Nelle ricette, insomma. attribuite a Martino de Rubeis, che era uno dei cuochi più famosi del XV secolo, e che i cuochi della Scala, quindi Emiliano e Luca, rivisitano per adattarle Certo, bravi al gusto di ragazzi. moderno. Sì, anche perché ci sono, a parte degli ingredienti che non si trovano più, cioè, e Ma poi quanto sono i gusti i che gusti sono che sono particolari? veramente Poi cambiati. queste cose, Sì, forse no, piace vabbè. qualcun altro. Questo, so perché anni fa mi Era a sono un po'. base di aglio e cipolla, Sì, quindi oggi. tantissimo. D'altro canto quelli erano gli ingredienti base e poi si andavano raccogliendo le erbette selvatiche in giro, quello che si trovava. Ci sono cose che oggi francamente non si trovano più, peraltro. C'è il bianco mangiare, per fare un esempio, che è in pratica pane, mandorle e aglio. Ecco, È per un esempio. pesto. L'aglio viene fuori Detta alla proprio così, grande. per morire. Oggi come oggi un gusto del genere è difficilmente accettabile, insomma, con tutta quella quantità di Sì, aglio. ma devo dire che in questa giornata la gente apprezza un po' di più, perché proprio è una cena basata sulla riscoperta di quei sapori. Ma che per Quindi curiosità io.
dicono. Come dolce immagina che proponiamo la crescia fogliata, che è un piatto che da noi è sparito. Però che c'è una specie di pizza, che cos'è? La crescia fogliata in pratica è un miscuglio, per farvi capire, sarebbe come fregantò. No. Tipo lo strudel, tipo lo strudel con uvetta, fichi, secchi, insomma, di tutto e di più c'è dentro, ricoperto. Tipo lo frustingo, volevi tipo dire. Tipo lo frustingo, scusa, una cosa del genere, bravissima. Però che cos'altro c'è? Ricoperto da una frolla. Da una frolla, una roba. Ma penso che dovrebbe essere proprio buono comunque. Così a orecchia, a naso. Per il momento hanno apprezzato. Per il momento hanno apprezzato. Comunque è molto interessante questa cosa, Maurizio. Quindi è un modo diverso per presentare il borgo, diciamo così, e ricordare quelle che erano le radici, quelle che sono le radici di Castignano, culturali, esatto. Castorano, chiedo scusa, le radici culturali e storiche di Castorano, dove abbiamo poi questo gran personaggio, ne ho parlato diffusamente tempo fa con il sindaco Daniel Ficcadenti, che è stato padre Carlo Orazzi, che è andato un pochino in ombra rispetto a padre Matteo Ricci, che ha avuto più notorietà, però in realtà è stato lui per primo ad andare in Cina, cioè quantomeno a ricoprire degli incarichi molto importanti. Una parte importante nella fase finale dei riti cinesi, che è un dissidio, una questione che ha interessato anche le università come la Sorbona. Sui riti cinesi sulla liceità dei riti cinesi si è pronunciato Blaise Pascal a favore, si è pronunciato, ma contro, questa volta Leibniz, il filosofo tedesco delle monadi. Quello delle monadi, esatto, sì. Leibniz. È nata immediatamente dopo Matteo Ricci, già dopo la sua morte c'erano alcune divergenze, sì, e poi si sono sempre più ampliate, perché in effetti alcuni aspetti, alcune pratiche consentite da Matteo Ricci per favorire la conversione, l'evangelizzazione, potevano dare adito al sospetto di idolatria. I francescani e i domenicani, anche se non era proprio così divisa così nettamente la cristianità, si propendevano per ritenere idolatriche le posizioni dei... Insomma, caro Maurizio, qua hanno fatto di tutto in giro per il mondo allora per far convertire tutti al cattolicesimo, nel bene e nel male, mettiamola così, e non entriamo in questi argomenti, ecco. E comunque è molto interessante per tutti coloro che sono appassionati di questi argomenti, che sono appassionati di storia in modo particolare, venire da voi e poter scoprire magari qualcosa di approfondito riguardo a questo argomento. E andando avanti, quindi ricordiamo le radici storiche, le radici culturali e le radici rurali, certo, di Casarano, che è un posto bellissimo. L'amministrazione ha un museo degli arti e mestieri nel quale vengono conservati molti strumenti utilizzati anche fino a 50 anni fa, diciamo, quindi dalle popolazioni, nell'economia che all'epoca era prettamente rurale, agricola, cioè, eccetera. Era magari un'economia di sussistenza, ma... Di sussistenza, sì, perché hai fatto bene a ricordarlo, ancora fino a 50 anni fa era così, si sopravviveva. Bene, facciamo una piccola pausa e comunque, va bene, parleremo più tardi. Piccola pausa, a tra poco. Siamo tornati in diretta, R9, il Pungiglione, Camilla con voi fino alle 13, Maurizio ed Emiliano. Buongiorno, ben ritrovati. Buongiorno. Allora, stavamo parlando prima di una iniziativa molto interessante che si svolgerà a Castorano nei giorni? Primo, 2 e 3 di luglio. Benissimo, una cosa interessante perché? Perché è incentrata su quello che concerne la realtà, diciamo, proprio del paese. Certo. Quindi si chiama? Castorano Borgo Aperto. Ospitiamo in questi 3 giorni artisti e artigiani locali, riaprendo alcuni locali, alcune botteghe che caratterizzavano la vita della comunità nella prima metà del secolo del XX secolo. Ospitiamo le opere di questi artisti e di questi artigiani, e il primo e il 3, quindi venerdì e domenica, chi vorrà intrattenersi, vorrà rimanere a sera lì, potrà mangiare qualcosa, piatti semplici preparati in collaborazione dallo Spuntino e dalla Scala, di ristorante La Scala di Castorano. Invece il 2 ci sarà
è la giornata dedicata alla rievocazione storica, che verrà conclusa da una manifestazione che abbiamo chiamato Cena con le magistrature, in cui la comunità cittadina e chi vorrà avrà occasione di mangiare insieme a quelle che erano le magistrature, quindi il podestà, la dama, il camerlengo, il balivo, i massari, che erano le magistrature di questa comunità della fine del Medioevo e dell'inizio del, dei secoli successivi. Dell'età moderna. Uno sforzo, noi organizzatori ci tenevamo a ringraziare Emiliano e Luca perché hanno compiuto davvero uno sforzo nel seguirci, nel stare prima ad ascoltarci, perché la proposta a noi stessi nel darvi retta, insomma, e poi a riadattare ricette che sono di 500 anni fa, insomma, quindi che è una cercare cosa queste ricette, queste pietanze, e adattare queste ricette. Noi siamo anche Maurizio che l'ha tradotta, cioè, abbiamo un gran lavoro, insomma, dietro questa grandiosa cena con quelli che sono, come possiamo dire, i personaggi più importanti dell'epoca, sì, e rappresentativi dell'epoca. C'è stato questo gran lavoro di traduzione da parte di Maurizio dall'italiano medievale. Sì. Per avere qualche maggiore informazioni, magari è possibile guardare la pagina Facebook dell'Associazione Culturale Radici, e anche la pagina Facebook della Scala, della Scala, ha rilanciato il... E a questo, grazie Maurizio, a questo proposito, caro Emiliano, ben ritrovato anche a te, è una gran fatica, insomma, un lavorone grande dietro la preparazione di questa cena grandiosa, che mi sembra molto interessante, proprio perché gli ingredienti e i piatti proposti sono dei piatti anche un po' inconsueti, no? Soprattutto inconsueti, cioè riguardano piatti veramente antichi che neanche noi sapevamo l'esistenza. Beh, non è un grosso problema per voi, perché ricordiamo, la Scala a Castorano è sul gradino più alto della qualità, ecco, quindi voi siete conosciuti per la vostra bravura, per la vostra inventiva peraltro, proprio perché proponete nel vostro locale sia i piatti della tradizione che qualcosa di magari leggermente innovativo, sempre mantenendo le radici nella qualità e nella tradizione, insomma, quindi era proprio compito vostro entrare dentro questa cosa particolare, questi piatti da riproporre. Sono molto curiosa, prima abbiamo accennato a qualcosina tipo quel bianco mangiare che dicevi, la crescia, e poi qualche altra cosa. Guarda, gli altri piatti saranno tutti, cioè sarà tutta una sorpresa. Adesso magari abbiamo parlato di due piatti per stuzzicare l'appetito, diciamo, e la curiosità dei commensali. Possiamo parlare anche, ecco, al volo di un altro piatto, che sarà la polenta di fave e ceci. Oh, che bello, che prima sembra interessante, sembra, in quei tempi il grandurco non c'era, quindi era fatta con fava e ceci, con le farine di fave e ceci, sì. C'era ovviamente solamente quella, sì, quindi sì. La polenta prevalentemente veniva fatta con la farina di ceci. Beh, okay. Quella lì, dove mi ha messo, ecco, appunto, il condimento, io volevo sapere. Il condimento negli anni precedenti veniva fatto spesso con il guanciale, con l'ardo di maiale, cioè, maggior parte era quello, il condimento delle proprie. Quando si riusciva a poterlo tenere, peraltro, sì. Ecco, che non finiva solo al padrone, diciamo così, va. Sicuramente. E poi qualche altra cosa di stuzzicante? Adesso vogliamo svelare, tutto, vogliamo svelare, no, a qualche altro piatto, oppure... Dai, uno solo, un altro solo, per dillo la tu, curiosità. Maurizio, dillo tu, vai avanti tu. Sono quest'anno, diversamente dall'anno scorso, la Scala propone, Emiliano e Luca propongono, zanzarelli verdi, detta così, zanzarelli è un nome che è una contaminazione di cenciarelli, e oggi potremmo chiamarla la stracciatella, una cosa simile alla stracciatella di oggi, ma con le uova, viene fatto anche con le verdure, quindi rimane verde. Buono! Proprio un piatto con cui si è ripreso sì, da... Sì. Sempre da questa da queste volume, ricette, sì,
da queste ricette che sono appunto relative a piatti che si preparavano nel 500, mi pare di aver capito, insomma, dove i prodotti appunto erano diversi, di conseguenza anche i gusti erano diversi. C'era molta commistione tra salato e dolce, perché venivano utilizzati molti brodi, molte verdure, molte zuppe. E vabbè, d'altro canto quello c'era. Per esempio, adesso non so, ma a casa mia, ancora oggi, anche se le verdurine di campo non è che le posso trovare più, perché ormai tutti i terreni sono finiti i campi e sono contaminati, perché sì, sono tutti vicino a delle strade dove passano tante macchine, quindi il terreno vuoi o non vuoi è sempre un pochino contaminato. Per trovare le erbette, quelle serie, tipo la crespigna o cose così, bisogna andare su in cima alla montagna, da qualche parte dove non passano le macchine. Però per esempio ancora a casa mia preparo una zuppa all'archigiana che veniva fatta con le bietoline, quelle di campo, la cipolla, veniva fatto cucinare e poi il pane raffermo tagliato a dadini. Un girettino di olio e la si rende più ricca magari con un uovo dentro e con un pugno di formaggio. Infatti, però già solo le erbette, le erbette, la cipolla, e se rimaneva il pane raffermo, quello era un pasto base, mi pare, no? Sì, sicuramente. Vedi, qualcosetta, troppo mi rimuovo, che meraviglia. E poi ogni volta che parliamo di pappa con Emiliano mi viene una gran fame. Emiliano, è una tragedia questa. Questa mattina, parlando di queste cose così, io sono curiosa, come tanti fra le amiche e gli amici che ci seguono su R9, sicuramente a tante persone sarà venuta davvero l'acquolina in bocca, già solo per la curiosità di venire a scoprire questi piatti così particolari. Ricordiamo 1, 2 e 3 luglio, Castorano Borgo Aperto, e la sera del 3 questa cena, del 2 e 3, chiedo scusa, il 2 appunto, è la fame, vedi, mi ottenebra il cervello la fame, quando sento ste cose perdo il lume della coscienza. Il 2, dicevo, questa grandiosa cena con questi piatti tradizionali preparati appunto da Emiliano e Luca della Scala, e poi sulla Scala fra poco ricordiamo un'altra cosa particolare, perché ci sarà un altro evento, ma quello è proprio vostro. Piccola pausa. Qui noi continuiamo a parlare di cose da mangiare con Maurizio ed Emiliano, Emiliano della Scala, del ristorante La Scala di Castorano, e Maurizio che fa parte dell'organizzazione, dell'associazione, anzi Padre Carlo Razzi, che si è occupata dell'organizzazione di questo grande evento che ci sarà in Castorano Borgo Aperto il 1, il 2 e il 3 di luglio. Ricordiamo questa grandiosa cena medievale, tardo medievale anzi, e in collaborazione proprio con La Scala. Abbiamo ricordato alcuni di questi piatti così caratteristici e inconsueti proprio per i nostri tempi, e poi però per quello che riguarda La Scala vi voglio ricordare una cosa così Shue, ambresso, una cosa graziosa, carinissima, che ci sarà il 24 giugno, la grandiosa cena spettacolo alla Scala con il burlesque, quindi ci sarà da divertirsi parecchio, non solo, è una cena a sorpresa, vero Emiliano? Sì, una cena a sorpresa, possiamo anticipare giusto così per stuzzicare un po' l'appetito. Che ci sarà il principe. Tartufo. Sua maestà il tartufo. Il tartufo. E quindi insomma. Non può mancare. Ecco, una sfilata di intimo. Bella non può sorpresa. Mancare, non può mancare il tartufo. Cioè, che è afrodisiaco, quindi insomma. Tutti coloro che parteciperanno alla rigorosamente della zona, ecco, e che parteciperanno alla cena, godranno dello spettacolo di burlesque, poi tornano a casa e possono fare la qualunque, insomma. Sì. Serve a stuzzicare qualunque appetito. Yeah! Evviva! Quindi il 24 giugno tutti alla Scala per questa cena con spettacolo di burlesque, cena a sorpresa, escluso il fatto che diciamo che uno degli ingredienti più importanti sarà Sua Maestà il tartufo. Tartufo. Quindi tutto molto molto stuzzicante. Però vi devo dire una cosa, cioè, Castorano sta diventando un posto davvero interessante però, eh? Ne fate di ogni. Paese piccolo ma intraprendente. Intraprendente, concentrato. C'è roba bella, roba buona, roba interessante. Non dimentichiamo poi che nel vostro inter, la zona intorno, ricordavamo giorni fa con il vostro sindaco,
è particolarmente evocata sia per ciò che concerne l'agricoltura che la, per quello che concerne la vinificazione, la viticoltura, insomma, quindi vini buoni, importanti, importanti fra l'altro, e nel tuo ristorante Emiliano ne troviamo parecchi. Abbiamo tutte le cantine di Castorano. Che meraviglia. Non ci manca nessuno, anzi. Non ci facciamo. È una scusa in più per venire ad assaggiare. Magari mangiare al ristorante e poi fare un tour in qualche cantina, non sarebbe neanche male. Ma anche perché il paese in realtà si presta proprio per essere attraversato, per essere passeggiato, passami questo termine così brutto, Maurizio. Però ecco, questi paesi così graziosi, concentrati, dove troviamo tanta storia, che sarà bene cominciare a ricordare, no? In qualche modo, sono deliziosi per poterci passeggiare, per attraversarli, fermarsi magari ecco, nelle piccole botteghe artigiane, queste cose che troveremo in occasione di Borgo Aperto, giusto? Sì, sì. Le abbiamo riadattate alcune per consentire poi a artisti che hanno dato disponibilità ad esporre le loro opere di metterle a disposizione del pubblico. Quindi praticamente mentre si passeggia per Castorano noi troviamo un sacco di porte aperte, sì, con tutto ciò che concerne l'espressione d'arte o d'artigianato e anche magari dei punti di ristoro così in generale. Cioè, sono degli stand in cui poi se ne occuperà Emiliano insieme all'altro ristorante alla pizzeria di Castorano Spuntino per preparare alcuni cibi piuttosto veloci, semplici, sì, diciamo. Sì, insomma, spuntini da poter gustare appunto passeggiando nel borgo. Per quanto riguarda le merlettaie, l'esposizione dei merletti avverrà in quelli che erano i magazzini di un edificio cinquecentesco che era il palazzo del governo, dove i mattoni sono quelli dell'epoca, insomma è stato ristrutturato con il materiale originale. Così com'era. È così com'era. Quindi insomma è stato salvaguardato, hanno recuperato quelli che erano i vecchi mattoni per poter... Non è stato un intervento molto invasivo, però è stato un intervento, peraltro sarà occupata la sovrintendenza. Importante, insomma. È un bellissimo locale, insomma, veramente, vale la pena. Poi d'estate... Poi l'estate vieni a Castorano, mangi bene. L'aria buona. L'aria buona. Il vino buono. Vino buono. È una boccata di aria fresca. Sì, ci si rilassa. È quello che io dico sempre ogni tanto, che bisogna ritornare un po' con i piedi per terra per riappropriarci un po' di noi stessi, ecco. E lo si può fare solo in questi posti così alla fine, perché è difficile, diciamolo francamente, nei posti un po' più grandi poter trovare un angolino dove rifiatare un pochettino, ecco. Invece alla fine con 10 minuti arriviamo a Castorano, E ci possiamo riprendere un momento di vita umano. Beh, ecco. Certo, l'ambiente favorisce, aiuta chi decide di staccare dai ritmi della vita quotidiana, permette di ritemprarsi, di lasciarsi andare ai pensieri, quindi tutto... uno stop, una cesura tra un tipo di vita e un vero relax, come si dice, no? Approfittando poi di tutte le cose belle di cui si può godere a Castorano. Allora, è buone. Belle e buone. Facciamo una piccola pausa e poi chiudiamo, ricordiamo velocissimamente gli appuntamenti sia con Borgo Aperto che con La Scala e salutiamo poi i nostri amici. Piccola pausa. Allora in diretta ancora da R9 il Pungiglione, Camilla insieme a Maurizio e Emiliano questa mattina per parlare di tutto quello che riguarda quello che accadrà nei prossimi giorni a Castorano, dove accadrà di tutto e tutte cose belle, bellissime e interessanti, a cominciare dal 24 giugno al ristorante La Scala, sfilata burlesque, ricordo La Scala sul gradino più alto della qualità, e appunto Emiliano e anche Luca che sono straordinari e propongono cose della tradizione ma con un pizzico di innovazione, quindi ricordo la serata speciale del 24 giugno dove sarà una cena spettacolo e piatto
importante sarà il tartufo, oltre al burlesque. E poi Maurizio che ci ricorda che il primo, il 2 e il 3 luglio ci sarà la manifestazione Castorano Borgo Aperto con la possibilità di vedere opere di artisti locali, artigiani locali, la possibilità anche di fermarsi un attimo dalle merlettaie castoranesi per apprendere i primi rudimenti, e la giornata del 2 che sarà dedicata interamente alla rievocazione storica e che sarà chiusa dalla cena con le magistrature del castello a base di pietanze basate su ricette del 1500 rivisitate da Luca e da Emiliano della Scala, che ringraziamo peraltro, le due associazioni Radici e Pare Gallorazzi ringraziano per la disponibilità, la pazienza e poi per la maestria, professionalità, ma quello non lo scopriamo noi, di questi bravi ragazzi. Noi ringraziamo per la fiducia. Allora, io ringrazio voi invece questa mattina, mi avete fatto fare questo bel viaggio intanto attraverso la storia, attraverso le curiosità e attraverso i cibi straordinari, la cucina, e quindi io adesso ho una fame terrificante. Ecco, credo che anche molte amiche e molti amici che sono all'ascolto di R9 avranno un certo languorino visto l'orario, e quindi vi invito appena potete di andare a trovare Emiliano e Luca alla Scala, perché a Castorano ci si arriva, io lo dico sempre, un tiro di schioppo, no? Si sarebbe detto una volta, alla fine si prende la superstrada sia da Ascoli che da San Benedetto, sono 10 minuti, si arriva in questo posto delizioso dove si mangia bene, si beve bene e ci si rilassa. Ecco, possiamo anche ricordare che il ristorante La Scala è aperto dal giovedì alla domenica tutti i giorni, il martedì e mercoledì solo su prenotazione. Benissimo, grazie Emiliano. Noi magari ci risentiamo fra qualche giorno. Ringrazio in modo particolare Maurizio che ci è venuto a illustrare il programma di Borgo Aperto a Castorano, ricordo 1, 2 e 3 luglio, e il 24 invece di giugno, adesso la serata spettacolo con burlesque dagli amici Emiliano e Luca della Scala, sul gradino più alto della qualità. Grazie a voi e grazie alle amiche e agli amici che ci hanno seguito questa mattina sempre da Radio R9, il Pungiglione, e noi ci risentiamo lunedì, buon fine settimana, se avete un pochino di tempo arrivate a Castorano, vi fate un bel giro e vi divertite come i pazzi. Grazie a tutti voi, un abbraccio, buona giornata. Buona giornata a tutti.